2 anni intensi di lavoro alla guida dell'ASL Salerno, ma per il colonnello Maurizio Bortoletti è tempo di preparare le valigie. Malgrado per la sua riconferma si siano espressi ufficialmente tra gli altri anche i delegati della sanità privata, in via Nizza pare scontato l'arrivo di una nuova dirigenza che porti ad un regime ordinario il sistema sanità a Salerno. Tempo di bilanci dunque per Bortoletti. La resistenza di certa politica che magari ha prosperato su una cattiva gestione della sanità per anni. Io non c'ero prima, il più bel complimento me l'ha fatto il consigliere Baldi ieri in Commissione Trasparenza. Io e il presidente Caputo ci siamo messi a ridere e a sorridere. Il presidente Baldi ha detto ieri: ma sono 5-6 mesi che io non disturbo più il commissario perché tanto è perfettamente inutile, e quindi ho anche smesso di scrivergli. In realtà no. Tutto quello che arriva dal territorio, dai sindaci, dai consiglieri regionali, dal presidente della provincia, dal presidente della regione o da altri, da parlamentari, che hanno voluto, come qualsiasi altra persona, dare un aiuto, uno stimolo, un contenuto o illuminare un problema che c'era, è stato affrontato e, se possibile, se è stato possibile, risolto. E per il resto, ovviamente, chiaramente io sono al di fuori, e ho vissuto al di fuori di quella logica che ritengo nella quale un direttore generale si debba muovere. È chiaro che quindi io sono stato favorito rispetto a direttori generali o a persone che avevano cointeressenze in provincia di Salerno, e ho potuto lavorare tranquillamente e serenamente, e questo ha consentito di dare tranquillità e serenità anche a chi in realtà prima magari si muoveva in modo preoccupato. Penso che la differenza è stata questa, nient'altro. Dal 1 agosto lei che cosa farà? Il 3 parto per gioco, mia moglie lo sa benissimo, andiamo a far surf sulle dune di sabbia in Brasile, però non so, nel nord del Brasile, ma non so dove. Poi? E poi continuerò a fare con i carabinieri tranquillamente a Roma, dove lavoro, e non so dove mi lasceranno, se mi sposteranno da altro, questo non saprei dirle.